Passiamo all'ultima fase di questo nostro pomeriggio di lavoro, lasciamo il professor Gambino come moderatore, come da programma, e qui invece invitiamo Flavia Petrin, che è la presidente dell'Associazione Italiana della Donazione d'Organi, Giuseppe Vanacore, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto, e della dottoressa Alice Simonetti, che è del coordinamento interassociativo Volontari Italiani Sangue del CIVIS. Quindi vi lasciamo questa tavola rotonda, vi lasciamo alla moderazione del professor Gambino e prossimamente su questi schermi poi ritorneremo solo per concludere il lavoro. Allora, questa tavola rotonda, quindi adesso è importante perché la voce delle associazioni, quindi chi sta sul campo anche con riferimento alle motivazioni, immagino, che spingono anche tante persone a effettuare donazioni, e qui mi pare sono coperte le aree cellule, sangue, tessuti, organi, quindi abbiamo anche una pluralità di settori dove evidentemente cambia anche la percezione dell'atto di donazione. Dunque, il primo discussant è Flavia Petrin, Presidente dell'Associazione Italiana Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. Buonasera a tutti, grazie per così averci dato la possibilità di essere presenti ai lavori di oggi, perché li abbiamo ritenuti veramente molto importanti. Averci permesso di partecipare, voglio dire, dà così a noi la consapevolezza forse che anche noi un piccolo, voglio dire, tassello lo colmiamo. AIDO insieme con ANED fa parte della Rete Nazionale Trapianti e questo ci rende orgoglioso da una parte, però ci dà una grande responsabilità. Anche noi dobbiamo in qualche modo raccogliere la sfida di aiutare le persone che sono in lista d'attesa. 9.000 persone in lista d'attesa ogni anno, e ahimè 500 persone che muoiono dalla lista d'attesa. Non abbiamo il numero delle persone che muoiono e non sono in lista d'attesa. Questa è una cosa che ci fa molto 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 riflettere, e questo solamente perché non c'è una disponibilità di organi sufficiente a colmare tutte le esigenze. Bene, AIDO nel suo piccolo, e AIDO non è Associazione Italiana Donatori Organi, voglio correggere l'acronimo perché AIDO è Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, perché AIDO non raccoglie donatori. Forse lo diventeremo un giorno, se quando sarà la nostra ora saremo ancora persone disponibili. Siamo persone che hanno detto sì, noi siamo favorevoli ad essere d'aiuto al prossimo anche dopo la nostra morte. In vita naturalmente diamo qualcosa agli altri, molti di noi sono donatori di sangue, ma voglio dire, noi doniamo il nostro tempo perché i cittadini italiani possano fare un momento di riflessione su questo argomento. 50 milioni di italiani, solo il 5% scarso si è espresso, cioè che vuol dire 2 milioni e mezzo di persone in qualche maniera hanno fatto un percorso di riflessione. Di questi 2 milioni e mezzo, il 92% ha detto di sì. Quasi il 60% di questi ha detto di sì tramite AIDO. AIDO perciò è impegnata proprio nella diffusione di questa cultura del dono, e non lo facciamo da soli, lo facciamo, voglio dire, con le persone che sono qui a questo tavolo, ma con molte altre associazioni. Noi cerchiamo di spiegare, e lo facciamo coinvolgendo i bambini delle elementari, i ragazzi delle medie, le superiori, i cittadini di ogni età, cerchiamo di farli ragionare che tutti noi possiamo essere d'aiuto agli altri. E questo anche perché potremo noi stessi trovarci nella situazione di aver bisogno. Per cui se noi offriremo la nostra disponibilità ad aiutare il prossimo, forse troveremo una risposta qualora ci troveremo anche noi nel bisogno.
L'atto di solidarietà è un atto d'amore, è un atto di civismo, come dice qualcuno. Vediamo da tutti i punti di vista. La nostra Costituzione, ci è stato ricordato anche prima, l'articolo 2 dice che la solidarietà è un dovere inderogabile. Non dovremmo chiederci lo dobbiamo fare, lo dobbiamo scegliere, lo dovremmo fare a priori. Però, giustamente, in Italia abbiamo deciso che deve essere una riflessione, cioè non un atto obbligatorio. Ognuno di noi deve scegliere e noi AIDO siamo proprio impegnati per dare le informazioni ai cittadini perché possano fare una scelta consapevole, una scelta basata sull'informazione. E noi volontari AIDO, voglio dire, facciamo anche corsi di formazione proprio per prepararci a trasmettere queste informazioni in maniera semplice, in maniera corretta, in maniera che tutte le persone, a qualsiasi età, possano così raccogliere questo messaggio. Una cosa semplice: non c'è età per donare. Oggi abbiamo, voglio dire, il donatore medio ha 65 anni, ma abbiamo donatori che superano gli 80 anni. Il nostro donatore veneto più anziano ha 88 anni, ma in Italia ci sono anche persone dopo i 90 anni che donano. E questa notizia è una notizia che facciamo circolare. Questo, voglio dire, è una cosa molto importante. Noi per esempio abbiamo amici e vicini che, arrivati all'età che non possono più donare il sangue, vengono a trovarci e ci dicono: guarda, ritiro la tessera. Ma come ritiri la tessera? Guarda che tu non hai smesso, avrai smesso di donare il sangue, però voglio dire, tu puoi ancora essere di aiuto al prossimo. Doni ancora il tuo tempo per Avis, benissimo, voglio dire, anche questo è un dono. Non è indispensabile, voglio dire, che sia una parte di noi, può essere una parte della nostra vita, quello dedicata all'aiuto al prossimo. E comunque, ripeto, per essere donatori non c'è un limite di età, perché l'importante è la funzionalità dei nostri organi. Per cui uno dei nostri cavalli di battaglia, per esempio, è anche gli stili di vita corretti. Noi, specialmente ai bambini delle medie, ai ragazzi delle medie, insegniamo che ci sono delle scelte di vita che in qualche maniera possono inficiare quella cosa bella che è la vita, quel dono prezioso che ognuno di noi ha. E gli andiamo a dire: guardate, se purtroppo sceglierete qualche cosa che non va bene, guardate che anche la vostra salute potrà averne un problema. Perché, vuol dire, insegniamo ai nostri ragazzi che la salute è un bene prezioso, che la vita è un bene prezioso. Ecco, noi, voglio dire, quando parliamo ai bambini piccoli, diciamo: hai mai provato a dividere la merenda con il tuo compagno di classe? Hai mai provato a dare una mano a fare i compiti al tuo compagno di classe? Voglio dire, noi cerchiamo veramente di sensibilizzare a questa cultura del dono, ma la cultura del dono che deve essere a 360 gradi, perché, ripeto, il dono è una cosa che non ha, oggi parliamo di una particolarità del dono, ma il dono non è questo. Il dono è tutto quello che si può dare al prossimo. E noi, ecco, cerchiamo nel nostro piccolo di portare il nostro contributo. Anche noi vorremmo così partecipare alla possibilità di avere una società migliore per i nostri ragazzi. Grazie. E in effetti devo dire che queste testimonianze, adesso ascolteremo le altre, dà proprio il senso della ricchezza di quelle che noi nella nostra carta costituzionale chiamavamo i corpi intermedi. I corpi intermedi sono proprio quelle realtà associative che cercano di mettere assieme la realtà dei singoli individui, cercando di dargli una rappresentanza per un'utilità di tutta la collettività, che non hanno ovviamente finalità di lucro queste associazioni, che sono purtroppo dei corpi intermedi oggi sempre più legati all'economia, al profitto. Raramente sono formule associative che hanno invece dietro un intento un po' ideale. Questa è una caratteristica tutta italiana, dove ogni qualvolta si è studiata, è bella anche l'espressione corpo intermedio, perché dà proprio la sensazione di come un grande organismo fatto di tanti corpi, dove a un certo punto c'è quello che fa la mediazione. La mia impressione è che sia l'unico luogo dove oggi si riesce a fare cultura
con riferimento al tema della gratuità nel campo sanitario, perché altrimenti gli altri attori, lasciamo stare ovviamente i medici, il personale sanitario, ma penso ovviamente all'industria, non è un corpo intermedio, non ha quella caratteristica, entra dentro un altro alveo che è tipicamente quello del lucro, del profitto legittimo, e ci mancherebbe altro, ma che non ha le caratteristiche del corpo intermedio, e quindi alla fine la cultura non può che derivare da questa impostazione che parte dal basso. Lo dico perché, siccome i principi poi negli anni cambiano, la mia sensazione è che si possa rimanere in questo alveo di una davvero rispetto verso se stessi e verso il prossimo, nella misura in cui aiutiamo anche questi corpi intermedi. Adesso c'è la legge sul terzo settore, dobbiamo davvero fare in modo che nell'ottica del principio di sussidiarietà siano questi i protagonisti, perché altrimenti la nostra carta costituzionale rimane appesa senza poi gli attori che possono portare avanti quei principi. Questa... Posso dire un altro secondo? Sì. Che mi è venuto in mente un'altra cosa. Prima il dottor Pecorario ci ha fatto così una esposizione molto, molto completa. Io vorrei aggiungere questa cosa. Donazione post mortem. Allora, è vero, viene fatta in un momento difficile per una famiglia che magari si trova nella situazione di dover decidere, però ecco, ci sono ormai molti nostri testimonial che ci raccontano una cosa: da una morte in un nostro caro c'è un grande dolore, questo non può passare, il grande dolore c'è, ma ci può essere solo un grande dolore, niente più. Con la donazione, vicino a un grande dolore, c'è comunque una grande gioia, e anche per i familiari di un caro che è mancato, questo non dico che è una... però ecco, io dico sempre che i nostri testimoni dicono: in un momento buio, completamente buio, una fiammella si è accesa, e questa è la fiammella della vita. Grazie. Passiamo.